Sareccia batanda, un quattro paioi, e bionchi lavardo più venghi da voi. Trasmissione con delle ehi, ven qua, sentate. Si quattro ciacole in famiglia. Ti senti la ucica Faviela? Stiamo mezza ora in compagnia. Bon di sento. Scominsi a quattro ciacole in famiglia. Stiamo insieme. Ciao a tutti e ben ritrovati care amiche e cari amici che seguite settimanalmente Quattro Ciacole in Famiglia, la trasmissione informativo-culturale a cura della comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno d'Istria. Uno stacco musicale e poi siamo di nuovo con voi. Cosa ci può stare? Io non lo so, chi c'è dall'altra parte, non lo so per certo, so che ogni nuvola è diversa, so che nessuna è come te. Io non lo so, se è così sottile il filo che ci tiene, io non lo so che cosa manca ancora. Io non lo so se sono dentro o fuori, se mi metto in pari, so che ogni lacrima è diversa, so che nessuna è come te. Sono sempre sogno a dare forma al mondo, sono sempre sogno a fare la realtà, sono sempre sogno a dare forma al mondo, e sogna chi ti dice che non è così. E sogna chi non crede che sia tutto qui. Io non lo so se è già tutto scritto come è stato scritto. Io non lo so che cosa viene dopo. Io non lo so se ti tieni stretto ogni tuo diritto. So che ogni attimo è diverso, so che nessuno è come te. La giornata finita, a stanchezza salita, a salute brindata, provi a fare i conti. La giornata finita, alla fine capita, a preghiera pensata, tu ti prendi il tempo che. Sono sempre sogni a dare forma al mondo, sono sempre sogni a fare la realtà, sono sempre sogni a dare forma al mondo. Sogna chi ti dice che non è così, e sogna chi non crede che sia tutto qui. Quattro ciacole in famiglia.
Nella nostra scorsa trasmissione abbiamo parlato di sport, per essere precisi di calcio, con particolare riferimento alla squadra di calcetto a 5 della comunità degli italiani di Rovigno, i Ruvignisi. A conclusione del torneo invernale cittadino, che ha visto iscritte ben 11 squadre, possiamo dire con grande orgoglio che sabato e domenica scorsa, alle semifinali e finali, i nostri ragazzi si sono fatti onore aggiudicandosi la coppa del secondo posto. Congratulazioni a tutti! La trasmissione di oggi sarà dedicata alla Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno, anzi sarà proprio gestita dai ragazzi che parleranno delle loro attività e progetti che stanno svolgendo. Mi fa molto piacere dunque cedere il microfono ai ragazzi della nostra scuola. Vita scolastica, classica, classica. Buongiorno a tutti, siamo Alessia Petrovic e Cintia Gergi della terza liceo linguistico della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno. E oggi vi parleremo delle ultime attività svolte dalla nostra scuola. Come al solito, sono numerosi gli avvenimenti ai quali prendiamo parte. Ne abbiamo scelti alcuni e preparato qualche intervista per condividerle con voi. Oggi sono con noi in studio Ruben Finderle, Lorenz Veljufic, Deborah Mofardin, Mark Junior Borghigiani e Klaas Medak. Ruben, la scorsa settimana, e precisamente martedì 27 gennaio, una rappresentanza della nostra scuola si è recata al palazzetto Mate Parlov di Pola, dove ha partecipato ad una importante manifestazione internazionale. Ruben, cosa ci puoi dire sull'avvenimento? Sì, la scorsa settimana una quarantina di studenti della nostra scuola ha preso parte ad un importante incontro sul tema dei diritti umani, organizzato nell'ambito del progetto internazionale Do the Right Thing, in italiano Fa la cosa giusta. Alla manifestazione hanno partecipato numerose autorità, il presidente della regione istriana, signor Walter Flego, diversi scienziati e studiosi, e oltre 4.000 studenti e professori della regione istriana, della Bassa Normandia e della Toscana. Durante l'incontro si è parlato del diritto alla pace e ad uno sviluppo sostenibile, soprattutto per quanto riguarda il cibo e l'ambiente. Abbiamo visto dei video interessanti e molto educativi, che ci hanno svelato tutto quello che si nasconde dietro al lavoro delle aziende multinazionali, dei danni sociali e all'ambiente, come nel caso della produzione dello zucchero. Inoltre, tutte le scuole hanno preso parte a un programma didattico e divertente
presentando i loro lavori, video, canzoni e balli. La band della nostra scuola ha suonato due belle canzoni. Lawrence, puoi dirci qualcosa sul progetto e la tua opinione in merito? Quest'anno la nostra scuola, assieme ad altre scuole della regione istriana, ha aderito ad un partenariato internazionale triennale finanziato dalla Commissione Europea, Europe Aid, autorità locali nello sviluppo. Il progetto durerà fino al marzo del 2017 e i partner sono, oltre alla regione istriana, la regione toscana, la regione francese della Bassa Normandia, l'Oxfam in Italia, l'Università di Firenze e l'Istituto Internazionale Francese per i Diritti Umani e la Pace. Il nostro progetto Do the Right Thing tratterà dei molti problemi sociali ed ecologici che attualmente affliggono il nostro pianeta e la nostra società. Durante le ore di etica abbiamo organizzato laboratori sul tema dell'economia e della globalizzazione, fatto ricerche sull'inquinamento, studiato gli effetti dei cambiamenti climatici e l'allarmante aumento della popolazione mondiale. I coordinatori del progetto sono i professori Luana Poleis, Yasmina Sosic e Marco Kalcic. Personalmente sono molto contento che la nostra scuola abbia aderito ad un progetto così utile ed interessante, mirato ad istruire ed ispirare noi giovani a rendere il mondo un posto migliore. La scorsa settimana, e precisamente il 27 gennaio, è stato celebrato in tutto il mondo il Giorno della Memoria, per commemorare le vittime dell'Olocausto. Quest'anno ricorre il 70° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. E anche la nostra scuola ha voluto ricordare l'evento, trattando l'argomento in classe, allestendo dei poster e partecipando ad un importante incontro con l'unico superstite istriano del campo di concentramento di Auschwitz ancora in vita, il signor Oleg Mandic. Deborah ci parlerà di questo incontro. Ieri abbiamo partecipato ad un commovente incontro con il signor Oleg Mandic, che si è tenuto presso la scuola media superiore di Pola ed è stato organizzato dall'Unione Italiana. Abbiamo guardato un filmato sulla sua vita che ci ha fatto comprendere da vicino le sue terribili esperienze nel campo di concentramento e sterminio di Auschwitz, dove sono morti 1,5 milioni di persone, in maggioranza ebrei. Il signor Mandic ha voluto ritornare per l'ennesima volta ad Auschwitz per far conoscere alla gente la sua scioccante storia. Il filmato inizia e termina con uno spezzone che fa vedere due donne, due ufficiali e lui da bambino. Il signor Mandic ci ha raccontato poi che nel 1944 i tedeschi sono arrivati a casa sua e hanno preso lui, sua mamma e sua nonna, li hanno stipati nei vagoni trattandoli come degli animali. I tre prigionieri, assieme a moltissimi altri, sono stati portati in Polonia, dove sono rimasti internati per 8 mesi. Il signor Mandic ci ha descritto i letti chiamati Koia, nei quali dormivano 12 persone, e ci ha raccontato che non si svestivano per paura di perdere i vestiti e le scarpe. 2 mesi dopo, l'undicenne Oleg avrebbe dovuto fare una visita medica per accertare le sue condizioni di salute e passare a lavorare nel campo maschile. Ma quel giorno aveva febbre alta e questo fatto gli ha salvato la vita. Durante questo periodo aveva stretto amicizia con un bambino russo di 7 anni, chiamato Tolia, che era molto malato. Ci ha raccontato che lo sentiva girarsi nel letto, ma una notte non l'ha sentito più e aveva pensato che fosse finalmente guarito. La mattina dopo però ha capito che Tolia era morto. Il signor Mandic ci ha detto che la vita nel campo era terribile. Molti morivano tra gli stenti, di fame o nelle camere a gas. 7 giorni prima di essere liberati dall'armata russa, i tedeschi sono scappati. Poi sono arrivati i russi, che hanno salvato i 4.000 superstiti. Il racconto del signor Mandic si è concluso con una frase che mi ha colpito molto e che non dimenticherò mai. Sono felice. Auschwitz mi ha reso consapevole che niente di così crudele e brutto mi sarebbe potuto succedere di nuovo. Ho avuto una bella vita. La bellezza della vita, però, dipende da come noi la concepiamo. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the
the soul are just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Yeah, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Yeah, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Makes me feel alive. Hey, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been playing hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. E per finire vogliamo presentarvi Mark e Klaas, che ci parleranno della loro band. Mark, chi sono i membri della vostra band? Allora, la band si chiama Adaptive ed è composta dai seguenti membri: Klaas Medak, prima chitarra; Federico Churan, seconda chitarra; Renato Pokrajac, basso; Lorenza Anna Puchar, cantante; e io, Marchino Borghigiani, alla batteria. La band scolastica nasce per caso. Un giorno tre di noi ragazzi cercavano un posto dove poter suonare. La scuola ci offrì il posto a condizione di suonare ad alcuni eventi scolastici. All'inizio un grande aiuto professionale ci è stato dato dal nostro professore di arte musicale Tomislav Bišić Pavletić. Tutto ciò accadde un anno e mezzo fa. Ora la band si è allargata e collabora con la scuola elementare Bernardo Benussi. Il tutto organizzato dal nostro professore di storia Marco Kalčić, che fuori di scuola è un eccellente musicista. La band ha collaborato con l'istituzione della Battana di Rovigno, per la quale ha suonato ad un concerto giovanile. Come ha detto Ruben, il 27 gennaio 2015 abbiamo partecipato a un grande evento a Pola assieme a 4.000 alunni di tutte le scuole d'Istria e agli altri partecipanti delle scuole dell'estero. Il nostro compito è stato di chiudere l'evento in bellezza e dei complimenti ricevuti è andato tutto per il meglio. E tu, Klaas, che ci puoi dire? Sì, quindi come ha detto Mark, il gruppo è ora più numeroso. Adaptive è principalmente una cover band. Finora nel nostro repertorio abbiamo una quindicina di canzoni, sia classiche che contemporanee.
Nella nostra band presenta un'atmosfera ambiziosa e allegra, ma pian piano ci stiamo rendendo conto delle varie responsabilità e dei problemi che questa attività comporta. Pianifichiamo di partecipare al Festival RMF, Festival di Musica e Band Rovignesi. Il nostro prossimo concerto, al quale vi invito tutti voi, si terrà il sabato 14 febbraio in occasione della festa di Carnevale e di San Valentino. Il concerto si terrà davanti al centro multimediale e il divertimento è assicurato. Venite, vi aspettiamo numerosi. Ecco, questo è tutto dalla Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno. Ringraziamo per la cortese attenzione e a risentirci presto. Saluti dalla scuola! Contatti e info. Telefono 052 811 283. Email info@c-rovigno.hr. Su Facebook, Comunità Pino Budicin, Rovigno. A conclusione della nostra trasmissione, nel ringraziarvi per aver scelto Quattro Ciacole in Famiglia, vi diamo appuntamento alla settimana prossima, allo stesso posto e alla stessa ora, per la nostra consueta chiacchierata. Un abbraccio a tutti gli amici che ci seguono su Club Radio e sui social networks, dalla comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno, da Michelle e da Uci. Ciao ciao a tutti! La vecchia batanna con quattro paia e più un chilavardo più venti da voi.